Buongiorno ragazzi, ieri non mi è suonata la sveglia, quindi mi sono svegliato fortunatamente alle 8:30. Però è l'ora a cui devo entrare a scuola alle 8:30, quindi il resto sono le 8:40. Ho appena fatto un'intervista con questi ragazzi che praticamente stanno intervistando un po' tutti gli studenti per fare il video di San Francisco. Mi hanno detto: dato che fai già i video, perché non ti fai intervistare anche te? Quindi l'ho fatto. Lavorano per Kaplan da Londra e sono venuti qua a San Francisco per fare il video sulla scuola di San Francisco. Ed ero al posto di quella ragazza prima. Goodbye! Thank you! Spieghiamo la situazione. È finita la lezione e ho fatto questa intervista con questi videomaker di Londra. In pratica le scuole hanno i loro video di presentazione e la scuola di San Francisco ha il video che è molto vecchio, quindi lo starei facendo quest'anno con questi videomaker. Poi penso che prenderanno le attività con la scuola, cose che io farò. Per esempio oggi si va alla partita di baseball e prima si fa qualcosa col cibo, non ho capito cosa. Ma soprattutto per noi che partecipiamo al video c'è il cibo gratis. So just tell me, what's that? It's falafel. Yeah, you know falafel, right? Forks and knives. What's that, bro? What are you doing? Ho mangiato una cosa come 10 piatti, sto per esplodere. From Thailand. At the end I decide to... How do you describe your Kaplan experience? Awesome! It's recording really? And okay. You delete it, right? Ok, ho appena finito di mangiare il pranzo e adesso c'è una cosa che si chiama food club, dove si cucina e poi si mangia ancora. Io ho appena mangiato una marea di cibo. So, is this the food club? Yeah. Is this? It's food club. We're making mini hamburgers. I didn't know you had to put eggs in your... I don't know either, but... I thought it was only meat. Yeah. Generally it's only meat. Io non faccio niente, registro e poi mangio di nuovo. Ne ho preso un altro. Anche se non c'è più spazio nel mio stomaco perché ho già pranzato. Thank you very much for the burgers. Oh, are you going to the baseball game? I am, that's why I'm wearing this shirt. Sono tornato un secondo a casa per mettermi i pantaloni lunghi perché faceva molto freddo. Ho preso anche la felpa. E alle 5:45 ci vediamo tutti quanti, non so chi, a scuola per andare insieme alla partita, che finisce tardi, quindi volevo montare un po', ma non ho fatto in tempo. Si va! Continua a piovigginare. Comunque la nostra scuola sta esattamente davanti il quartier generale di Yelp. Guardate un po'. Ok, si va. Giocano i Giants. Giants against who? LA. LA? LA. So Giants are from here and LA is from LA. So I have to buy the hat because I'm wearing the Los Angeles hat. Comunque noto con piacere che mi sa che sono l'unico italiano qua a Kaplan a San Francisco in questo momento. Are there other Italians in the school? Or I am the... Yeah. I think it was Giacomo. Ilenia. Ho preso un altro berretto perché i miei capelli sono così e ho bisogno di coprirli. Ma non potevo andare allo stadio col cappello di Los Angeles perché siamo a San Francisco e c'è la partita di San Francisco contro quelli di Los Angeles. Inoltre, almeno questa volta l'ho pagato solamente $5. Mi sono perso tutti, non so dove stanno. Ho perso tempo per comprare questo berretto, che tra l'altro ho fatto bene a comprare prima di arrivare allo stadio perché l'ho pagato solamente $5. È falso, penso, ma allo stadio quello originale lo paghi $20 o $25. Ma non so dove stanno gli altri. Ho capito appena adesso che abbiamo i posti assegnati, quindi dovremmo stare tutti vicini, immagino. Non ho la più pallida idea di come funziona una partita di baseball. Avevamo tutti i posti assegnati. Hanno detto di levare il cappello.
pare questa partita è dedicata a Robinson qualcosa. E ci hanno anche regalato il bobblehead. Non so cosa me ne faccio. Thank you. When you catch it, the batter is out, but the other one can still play. Grande, questo giocatore è fortissimo. Evviva, ha vinto. Non so quando registrare, perché non capisco quando sono le cose importanti e quando non sono le cose importanti. La palla è arrivata qua, ma non l'ho presa. Non l'ho presa, non l'ho ripresa con la fotocamera. This was like 8. This was also 8:20. Mi sono di nuovo perso una palla che praticamente mi è arrivata addosso. Ma che pizza. Sto andando in bagno. Poi penso che andrò a casa perché si sta facendo tardi. Ho comprato un burrito del 7-Eleven. Penso sia la cosa meno buona della storia. L'ho scaldato al microonde là e l'ho mangiato là. Ho preso pure una ciambella, avevo fame oggi. Ho preso anche un sandwich. Due sandwich. Mi sto abituando a dormire 6 ore a notte, mi sa. Io da sempre, se non dormo 8 ore al giorno, non connetto. Eppure, in questi ultimi giorni, ogni volta faccio tardi montando e mi sveglio presto. Sto prendendo il ritmo e un po' questa cosa mi spaventa. In ogni caso, oggi forse riesco a dormire almeno 7 ore. Io vado a dormire. Oggi non ho speso quasi niente perché la scuola ha offerto pranzo e partita di baseball. Ho speso solamente $3 del 7-Eleven di acqua e banane, $12 del 7-Eleven di cena e $5 di cappello, che tutto fanno $20. La media sta scendendo. Comunque penso che nei prossimi giorni vi faccio un discorso sui soldi, qua in America come spendere di meno, eccetera eccetera. Mi raccomando, commentate con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, perché sono molto importanti. Domani mi faccio tutto il giro di San Francisco con Videomaker della scuola. Un casino.